Ultima ora omicidio Giulia Cecchettin. La bellissima notizia di poco fa per il padre Gino. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Le indagini sul delitto di Giulia Cecchettin continuano a sollevare interrogativi. Recentemente, è emerso che accanto al corpo della giovane è stato trovato un libro dal titolo inquietante «Anche i mostri si lavano i denti», destinato ai bambini. Non è ancora chiaro se il libro appartenesse a Giulia o fosse un recente regalo da parte di Filippo, il che potrebbe indicare una possibile premeditazione da parte del responsabile. La comunità di Vigonovo, dove Giulia viveva con la famiglia, è ancora incredula. Molte persone si sono recate davanti alla casa della giovane per lasciare fiori, oggetti e messaggi in suo onore. Il padre di Giulia, con un gesto commovente, ha spostato i tributi di fronte all'edificio comunale, affiggendo un grande poster della ragazza. Il signor Cecchettin, proveniente dall'Università di Padova, ha dichiarato: «I minuti di silenzio e di rumore finiranno». Si è ipotizzata la possibilità che il padre scriva un libro sulla vita di Giulia, un'opportunità per farla conoscere meglio, anche se l'idea sembra essere temporaneamente accantonata. Al contrario, potrebbe optare per un sito internet per raccogliere ricordi su Giulia. La vicenda continua a suscitare interrogativi, e nei prossimi giorni potrebbero emergere ulteriori dettagli. Resta da vedere cosa ne pensa la comunità di questa iniziativa del padre di Giulia. Lascia un commento alla fine del video, e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.